Tre reti ad una per i padroni di casa è il risultato al termine dei 90 minuti di gioco della partita tra le squadre composte dalla gente di Le Piastre ed i migranti ospitati nell'ex albergo Bellavista. L'esito, non quello del campo, ha visto invece prevalere i valori dell'accoglienza, dell'umanità e dell'integrazione. Un incontro che, dalle piastre, ha detto il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, il primo cittadino ha dato il calcio d'inizio, ha lanciato ancora una volta un messaggio di fratellanza e solidarietà. Un match, questo Le Piastre e il resto del mondo, quasi un ritorno di quello giocato a dicembre, è stato disputato nella memoria di Tiziano Spampani, scomparso nel giugno scorso. Una giornata che fa seguito a molte altre attività che questi ragazzi profughi richiedenti asilo svolgono anche su questo territorio, ma su tutto il territorio comunale, per dimostrare che i diritti delle persone non hanno confini, che la dimensione sportiva è una dimensione transnazionale e per dimostrare come si possa e si debba, soprattutto condividendo tempo insieme, conoscersi meglio, superare barriere e diffidenze. Per questo oggi sono qui, per questo voglio ringraziare la Proloco delle Piastre, tutti coloro che stanno rendendo possibile questa ennesima occasione di gioco del calcio, ma soprattutto di autentico atteggiamento di apertura, di accoglienza, di integrazione. L'intero territorio pistoiese che è grato a questi cittadini.